mister, a parte qualche sofferenza in finale, penso che è stata una vittoria meritata e la squadra è stata subito col piglio giusto, due gol, poi insomma, a parte l'episodio finale aveva anche difeso bene. Sì, sì. Non abbiamo mai rischiato se non nel primo tempo, però su quel contropiede. E abbiamo giocato una bellissima partita, a mio avviso, sotto molti punti di vista. La Serenità è una squadra che, soprattutto fuori casa, è terribilissima. Però noi l'abbiamo contenuta bene e abbiamo, a mio avviso, anche meritato di vincere. Due di giornata, torniamo a titolare. La parte con l'Empoli, anche soddisfatto a Napoli dopo qualche terzo gol, però insomma a livello di prestazione ha soddisfatto, ti ha soddisfatto questo sì, ragazzo. Sì. Giocato molto bene, è un giocatore che ha determinate caratteristiche e tecniche e di grandissima velocità ed è generosissimo, nel senso che corre per 100 minuti ma con intelligenza, è sempre fastidioso per tutti e sono particolarmente contento per lui perché ha anche vissuto periodi difficili calcisticamente parlando e quando il direttore Gemmi insieme a Giovanni Corrado mi ha fatto il suo nome io ho avallato immediatamente perché lo conoscevo avendolo allenato. E anche se poteva sembrare un oggetto misterioso, ho detto subito che invece sarebbe stato utilissimo al Pisa. E una cosa invece su De Vitis che insomma recuperava dopo il problema con il Crotone, insomma anche lui ha fatto bene, ha speso anche un giallo su una puttanata. Per fare la di bocca, ricordi? No, insomma, sì. È stato importante anche lì, no? Sì, sì, penso che conosciamo tutti il valore di De Vitis, ma credo che oggi la squadra abbia fornito una grande prestazione sulla falsa riga di Livorno, io mi ripeto, perché non ho visto grandi differenze se non... L'avversario. No, sì. Più che altro oggi siamo riusciti a far gol subito e quello è importante, ma così come era successo a Livorno abbiamo praticamente sempre fatto la partita tranne gli ultimi 10 minuti quando si giocava solo con la palla lunga per le punte della Serenità. Che tipo di partita che ha fatto il nostro avversario, no? Perché Livorno tutti in area di rigore invece la Serenità ha provato. Sì, sì, sono due squadre diverse, però ripeto, noi abbiamo meritato e sono molto felice per i ragazzi e sono felice anche per i tifosi del Pisa che ci hanno sorretto la grandissima. Li dobbiamo ringraziare perché dopo la delusione dell'altra sera oggi non c'era un mugugno, niente, grande incitavano la squadra con vigore soprattutto nella parte finale di partita quando c'era il rischio di non vincerla e perciò vanno ringraziati i tifosi del Pisa. Tanto per cambiare hanno fatto la differenza anche stasera. E invece volevo fare un paio di domande su altri due giocatori. La prima riguarda Benedetti che dopo la tua ruola ha dimostrato di non essere, insomma, non avere sentito, magari avere subito superato le scorie della corrente di Livorno. La seconda invece è una curiosità, visto che era stato anche convocato, che è successo a Senso? A Senso aveva la febbre stamattina, okay. Era solo febbricitante. Proprio sfortunato il ragazzo. Per il momento sì, per quello che riguarda Benedetti, è un ragazzo che ha grandi qualità calcistiche a mio avviso, anche a Livorno non aveva giocato male e oggi ha giocato una grande partita e alle qualità calcistiche abbina grande temperamento, grande mentalità, perché oggi obiettivamente non era facile per lui. Non era facile per lui e non era facile per lui per l'ingrosso che anche lui dal primo minuto non ha mai giocato. Anche lui penso che è stato secondo me una religione. Assolutamente, ha giocato benissimo, con qualità, con cattiveria. Ingrosso lo conosciamo, e la scorsa stagione io non nego che quando è andato via non ero molto felice perché è un giocatore molto bravo, molto.
posto per ruoli. Buonasera, Mr. Rotten Mattino di Salerno. In un certo senso lei ha dato seguito a quello che abbiamo ascoltato, voleva una squadra che aggredisse l'avversario fin dai primi minuti e così è stato. Agevolata dal campo, una squadra a detta sua un po' più tecnica come la Salernitana, è stata proprio la forza, la voglia del Pisa di arrivare al risultato? Indubbiamente il fatto che il campo fosse più pesante non permetteva il solito giro palla alla Salernitana, questo mi sembra abbastanza evidente, e noi abbiamo giocato su questo fattore e infatti abbiamo riconquistato tanti palloni. Detto questo, penso che abbiamo fatto di più della Salernitana per vincere e sono molto soddisfatto, perché è una squadra, a mio avviso, oggi mancava anche di tanti giocatori, c'è anche da dire questo, ma io l'avevo vista in tante occasioni, soprattutto nelle partite esterne, mi ha dato sempre l'impressione di essere una squadra che sapeva cosa fare in campo sempre e comunque. Perciò averla battuta in maniera meritata è una nota di merito per i nostri ragazzi. Sono d'accordo, ultimo flash, ha detto immediatamente, insomma, effettivamente nel consulto dell'inerzia del match sono d'accordo, ma ha avuto anche, virgolette, paura di pareggiarla nell'assalto finale. Grazie. Sì, se pensiamo che noi siamo andati a tu per tu con il portiere, con Fabio, per il 3-0 e sul ribaltamento abbiamo preso il 2-1, mancavano 12 minuti più recupero, però i ragazzi sono stati bravi perché hanno tenuto alla grande il campo. Su questa serenità poi ha protestato, cosa hai visto? Come dico sempre, ogni volta che c'è un gol i giocatori protestano, cioè, sinceramente non ho visto niente di particolare. E in tutta sincerità voglio, sì, penso, non so, qualche spinta, però non lo so, succede dalla panchina. Ho visto, mister, chiedo scusa, perché diciamo ai colleghi che non è solito fare, o almeno se non so che non faccio più un altro atteggiamento tattico, la scelta del trequartista è stata funzionale a vostre scelte tecniche di campo o anche all'avversario? No, noi insomma, su 10 partite ne abbiamo giocate 4 con il 4-3-1-2, perciò diciamo siamo quasi in media. Noi giochiamo con questi due modi, lo 3-5-2 o 4-3-1-2. Volevo dedicare, e sapevo che oggi avremmo vinto, perché è il compleanno di mia figlia, Maria Sole, che fa 6 anni. Cioè, non potevo dare Maria Sole, non potevo dargli una delusione simile.